Mio marito era un uomo particolarmente intelligente che aveva anche un grandissimo intuito. Si è occupato, si è interessato, ha lavorato su tutti i casi e su tutti gli eventi che hanno insanguinato questa città. Decine e decine, centinaia di morti, cioè veramente una mattanza. E lui era sempre presente, sempre pronto ad accorrere, era sempre il primo ad andare, perché aveva anche un suo stile che poi perfezionò quando è diventato capo della mobile, cioè di essere sempre sul territorio. Era un tipo che andava a piedi anche nei mercati vicino all'ufficio, parlava con le persone, era anche molto molto umano. E lui era un uomo dello Stato, lui ci credeva profondamente. Se lui si spingeva così nelle indagini è perché lui credeva nello Stato. Lui credeva che era suo dovere fare tutto quello che era possibile, lui anche quello che eccedeva, diciamo, perché era una sua intima convinzione. Per esempio, le potrei raccontare di una volta, ma è successo anche altre volte, in cui si era trovata una bomba in mezzo a tanta gente, ma allora lui ha fatto allontanare tutti e l'ha disinnescata. E chiaramente non era un artificiere, chiaramente non era nei suoi compiti di istituto disinnescare una bomba di un capo della mobile, però lui lo ha fatto. Era un uomo coraggiosissimo, cioè di un coraggio che rasentava la temerarietà. E lui era molto determinato ed era convinto che si dovesse lavorare così. Non credeva di fare niente di eccezionale, lui credeva di fare quello che era giusto fare. Tutta la storia di questa città avrebbe potuto essere diversa se tutti avessero fatto il proprio dovere. Quelle pochissime ore che passava a casa erano, diciamo, delle ore in cui lui dimenticava o si sforzava di dimenticare tutto quello che avveniva fuori, e quindi era una persona allegra, simpatica, molto spiritosa, che cercava di evidenziare l'aspetto comico delle cose, sapeva ridere anche di se stesso. Un padre veramente straordinario. Padre straordinario, perché anche se era stanco era sempre pronto a giocare con loro, ad aiutarli, a chiacchierare con loro. Non è facile, secondo me, trovare un padre così. Queste testimonianze, questi ricordi possono essere utili alla gente, perché io devo dire che trovo sì che questa città sia un po' cambiata, che in effetti ci sono dei fermenti, delle associazioni che una volta non esistevano, si muove qualcosa, però il tessuto connettivo di questa città, la maggioranza della gente continua a rimanere indifferente. Non vedo una rivolta morale generalizzata, ci sono ancora molte contiguità, ci sono molti interessi, c'è gente che ne trae profitto a tutti i livelli, quindi il mio è un auspicio.